Il Grande Fratello NIP torna a gennaio, ma Alessia Marcuzzi non ci sarà. Chi condurrà il programma? Foto, video. Mentre il Grande Fratello VIP continua a fare il boom di ascolti, ogni lunedì sera in prima serata su Canale 5, l'edizione NIP, ossia quella dei non famosi, dovrebbe tornare a gennaio, sempre sullo stesso canale e sempre in prima serata. A lanciare l'indiscrezione è stato il magazine TV Blog seguito da Davide Maggio che, sul suo sito, ha confermato le voci di corridoio sul reality. Ma il Grande Fratello NIP 2018 sarà diverso dalle passate edizioni, l'ultima delle quali lo ricordiamo risale al 2015. In quell'occasione a vincere fu Federica Lepanto. Nel 2016 e nel 2017, poi, il GF Classico è rimasto in pausa, per ripartire, ricco di sorprese, proprio il prossimo anno. La prima novità dell'edizione 2018 del Grande Fratello Classico riguarda la conduttrice che non sarà più Alessia Marcuzzi. L'ormai storica timoniera del GF NIP, infatti, lascerà il suo posto per dedicarsi al 100% all'Isola dei Famosi che dovrebbe tornare verso febbraio 2018. Ma chi prenderà il suo posto? Secondo alcune indiscrezioni, ancora non confermate, i nomi papabili sarebbero quelli di Ilary Blasi, che sta dimostrando di cavarsela piuttosto bene nell'edizione VIP, ormai da due edizioni, Barbara D'Urso, che ha già condotto il reality show anni fa e che sempre riceve i beffini nel suo studio di Pomeriggio 5 e Domenica 5, Simona Ventura che, invece, è stata per anni alla conduzione dell'Isola dei Famosi, quando ancora il reality era trasmesso dalla Rai, e che è reduce dalla conduzione di Selfie e Le cose cambiano, ma per la quale il GF sarebbe un'assoluta novità. A cambiare, inoltre, sarebbe anche la durata del programma. Il Grande Fratello NIP, infatti, dovrebbe durare molto meno, al massimo un mese, per poi lasciare spazio all'Isola dei Famosi. Non resta che attendere informazioni più ufficiali su conduttore, data d'inizio e regolamento della prossima edizione del GF degli Sconosciuti.